Salve, è questa la baia di Catch? Sì. Mi chiamo George Stobbart. Lei è un geometra, giusto, signor... Bronson. Ed è ovvio che io sia un geometra. Altrimenti perché diavolo avrei un teodolite? Non saprei. Magari per hobby. Ehi, ok. Come mai si trova da queste parti? Sto cercando un antico manufatto Maya. Di cosa si tratta? Di qualche gioiello? No, di un'ossidiana. Una pietra nera con degli ipotetici poteri magici. Lei è pazzo! Guardi qui. È un articolo su un'eclissi di sole totale. Ma davvero? Mi ascolti, non voglio essere rude, ma con lei mi viene proprio naturale. Non me ne importa niente. Assomiglia alla pietra che sto cercando. Cosa le fa pensare di poterla trovare qui? Il fatto che quando le pietre nel XVII secolo furono rubate... Aspetti un momento. Vuole dire che le pietre sono disperse da 300 anni? Presso poco. E lei spera di poterle ritrovare adesso? Lei è pazzo. E perché proprio qua? Un vecchio e saggio sciamano indiano mi ha raccontato di aver avuto una visione. Oh, questa è bella. Senta, io ho del lavoro da sbrigare, ok? A più tardi, Bronson. Dovevo assolutamente riuscire a sbirciare quei progetti. Ehi, stia lontano da lì! Sa che dovunque io vada mi sembra di udire sempre le stesse parole? Parigi, Siria, Irlanda o Spagna non fa differenza. Cosa crede di fare? Volevo solo mostrarmi interessato ai suoi progetti. Vuoi comprare del pesce? Detesto il pesce. Come ti chiami? Rio. Significa fiume. E tu? George. Significa... soltanto un nome. Hai sentito parlare di un'eclissi imminente? No, ma questo spiega perché il tempo presto si farà brutto. Rio, è una giornata stupenda. Nel cielo non si vede nemmeno una nuvola. Fidati di me, sta per arrivare un uragano. Sai qualcosa riguardo il tesoro dei pirati? Sono tutte storie. Non esiste nessun tesoro. Niente scuola oggi? No, signore. E che ne sarà della tua istruzione? Io so pescare, navigare e nuotare. So badare a me stesso da quando avevo 6 anni e conosco 2 lingue. Non sei un po' troppo qualificato per essere un vagabondo da spiaggia? C'è una concorrenza terribile. È vero che il capitano Catch viveva qui nei paraggi? È vero. Quella sulla collina è la sua casa. Adesso è diventata un museo. Davvero? È proprio quello che speravo di sentirmi dire. Grazie, ragazzo. Non riuscirai a entrare, signore.
Le vecchie l'hanno chiuso. Cosa mi sai dire a proposito del capitano Ketch? Esattamente quello che tutti sanno. Era un pirata ed è morto impiccato. Chi sono queste anziane signore che hai menzionato? La signorina Frost e la signorina Mina Ketch. Per quale ragione hanno chiuso il museo? Per colere di Bronson. Ha dei progetti per rimodernare il museo. Se ne pentiranno. Quell'uomo è un farabutto. Perché non mi aiuti a rubargli quei progetti? Non ho il coraggio neppure di avvicinarmi a quell'uomo. Quando ha trovato il pesce che gli avevo nascosto nel sacco a pelo, ha minacciato di annegarmi. Salve, mi chiamo George Stobart. Buongiorno, signor Stobart. Gradirebbe una tazza di tè? No, grazie, non amo il tè. Ho parlato con Rio, il giovane pescatore. La prego di non nominare nemmeno quel furfantello in mia presenza. Quella piccola peste. Ben detto, Mina. Ho la sensazione che non amiate particolarmente quel ragazzino. Quel bambino è un delinquente, signor Stobart. Ma ha soltanto 11 anni all'incirca. Una canaglia che ne combina una dopo l'altra. Cosa ha fatto Rio di tanto grave, signorina Frost? Beh, una volta lui ed Emily... Stai zitta un istante, Mina! Cosa mi dite di Emily? Emily? Non vedo in che maniera questo argomento la possa riguardare. I suoi genitori morirono in una tempesta. In qualità di uniche parenti viventi, ci siamo assunte noi il compito di crescere la ragazzina. È bello sapere che la carità non è morta. No, oh, certo che è morta. Sbalzata dalla nave durante quella maledetta tempesta. Il signor Stobart non si riferiva alla madre di Emily. Stava solo facendo del sarcasmo. Cos'altro mi potete dire di Emily? Come osa lei intromettersi nelle questioni della nostra famiglia? Mi rifiuto di rispondere a qualsiasi altra domanda impertinente. Cosa mi sapete dire del capitano Ketch? Certamente più di quello che saprebbe dire lei del suo bisnonno. Siete sue discendenti? Certamente. Il capitano Ketch nacque a Dorset in Inghilterra durante il regno di Enrico VIII. La sua era una famiglia di contadini, ma il giovane Frederick Ketch decise di andare per i mari. Ci sono parecchi marinai nella nostra famiglia, signor Stobart. Si interessa di storia, signor Stobart? Sì. È vero che Frederick Ketch era un pirata? Frederick Ketch non era affatto un pirata. Fu impiccato, come lei sa, laggiù sulla spiaggia, proprio davanti alla sua famiglia. Non ci fu un processo. Lo presero dal tavolo dove stava facendo colazione e lo portarono via in catene. Sì.
Se non era un pirata, per quale motivo è stato impiccato? Invidia! Solo per invidia! Era stato un grande capitano e aveva accumulato un immenso patrimonio. Girava voce che si fosse perfino fatto costruire una villa da sogno nei pressi di Hammamet. Chiudi la bocca, Mina! Va bene, Frost. Quello stupido del governatore e i suoi scagnozzi volevano i suoi soldi. Inventarono delle ridicole accuse per contravvenire alle condizioni della sua licenza di Poseidone. E lo impiccarono come un ladro qualunque. Ah, maledette canaglie! Licenza di Poseidone. Era il documento che gli permetteva di scagliarsi all'arrembaggio di tutti i nemici della corona. La differenza tra un corsaro legale e un pirata. Yo-ho! Desolata, Frost. Perché Ketch non disse semplicemente: fatevi un giretto, ragazzi, io ho una licenza per fare il pirata. Frederick Ketch non era un pirata. Lui tentò di mostrare la sua licenza di Poseidone. Ma loro la distrussero e lo impiccarono. Mi stavate parlando del capitano Ketch. Andate avanti. Oh, già. Navigò agli ordini di Hawkins. Jim Hawkins. John Hawkins, uno dei più importanti mercanti dell'età elisabettiana. Nel 1568, Frederick Ketch era solo un ragazzo e serviva a bordo della Jesus, la nave di punta di Hawkins. Navigarono dall'Inghilterra all'Africa e attraverso l'immenso Atlantico giunsero fino a queste isole. Ketch non rivide più le spiagge inglesi. Come mai Ketch non fece più ritorno a casa? Perché gli spagnoli traditori affondarono la Jesus. Mi avete detto che la flotta di Hawkins commerciava tra l'Africa e le Indie. Che tipo di commercio era? Uomini neri, senza camicia. Deve capire, signor Stobart, che stiamo parlando del XVI secolo. Ciò non toglie che Hawkins e Ketch fossero dei negrieri e dei pirati. Si stupirebbe se le dicessi che Hawkins era anche un uomo molto religioso. Trasportava schiavi su di una nave chiamata Jesus. Dalle mie parti una persona del genere si chiama ipocrita. Cosa successe a Ketch? Venne ucciso? Oh no, se ne andò e tornò su quest'isola, proprio in questa casa. Il Frederick Ketch Memorial Museum. Quello è il vostro gatto? Sì. È gomitolo. Le piacciono i gatti, signor Stobart? Li adoro, sono così graziosi con le loro unghiette e i loro baffi. Vuole forse dire di no? Non incoraggiarlo, Mina! Ciao, gattino, vuoi giocare? Ehi, gatto, attento a dove metti gli artigli. Era chiusa a chiave. La casa è chiusa. Come mai? Stiamo facendola ristrutturare. Ristrutturare? Dove sono i muratori? La preparazione è la fase più importante del lavoro, giovanotto. L'intenzione sarebbe quella di terminare i lavori del museo entro l'inizio del nuovo secolo.
il Frederick Ketch Memorial Museum. Sarebbe carino, Leon. Un museo dedicato a un pirata. C'era un silenzio di tomba. Come le ho già detto, giovanotto, non era un pirata. È proprio questa visione ignominiosa che il signor Bronson sta cercando di cancellare. Davvero? E come? Il signor Bronson ha accettato di occuparsi della ristrutturazione del museo a un prezzo veramente ragionevole. Lui sì che comprende l'importanza di avere una coscienza storica. Divertente. Bronson non mi aveva dato questa impressione. È anche un esperto di geometrie sferiche. Mina! Ma è vero. Ascoltatemi, ho fatto molta strada per venire a visitare questo posto. Se facessimo un'eccezione per lei, poi ognuno ci chiederebbe di entrare. Perdonatemi, ma non ho dovuto sgomitare tra la folla per arrivare fin qui. Lei è già il secondo visitatore che arriva oggi. No, mi spiace, ma non è possibile. La scala si aprì facilmente. Ehi, cosa sta facendo? Chiedo scusa, volevo solo salire sulla vostra scala. Sto aiutando Bronson. Oh, ma lei non è come Bronson. Lui è molto educato, vero Frost? E quando ride anche le fossette. Dei progetti di Bronson. Parlami della tua amica Emily. Perché ti interessa tanto Emily Ketch? Emily Ketch è una discendente del capitano Ketch, il pirata. Esattamente. E la cosa non ti dà fastidio? Perché dovrebbe? Non siamo responsabili per le colpe dei nostri antenati. Cos'hai? Ritenevo il ragazzo non fosse interessato. Ritenevo il ragazzo non fosse interessato.
Siete veramente affezionate al gatto, vero? È la nostra compagnia, è la nostra gioia. Prese in considerazione l'ipotesi di rapire il mostriciattolo e costringere le due sorelle a lasciarmi entrare, ma non era nel mio stile. Forse esisteva un altro modo di sfruttare il loro amore per il gatto al fine di riuscire a intrufolarmi nella casa. Ok, era il momento di ricorrere a una tecnica diversiva. Mi è sembrato di vedere una ragazzina giù alla spiaggia. Si sta sbagliando. Sì, deve essersi sbagliato. Vero, Frost? Sono sicuro di no. Una ragazzina con un giovane pescatore. Cosa? Ma non è possibile! Cosa stavano facendo? Il genere di cose che fanno tutti i ragazzi e le ragazze della loro età. Quando ero una ragazzina, io giocavo alla pastorella che cura le sue mucche. Speriamo vivamente che abbia visto la ragazza sbagliata, signor Stobart. Le due sorelle, con la loro corsetteria cigolante, scomparvero all'orizzonte. Hai visto le due misteriose sorelle passare di qui? Sì, sembravano ancora più esaurite del solito. Così mi sono nascosto fino a quando non si sono allontanate. Perfetto. Erano convinte che tu fossi in compagnia di Emily. Ragazzo, si sono volatilizzate. Emily, tu sei più matto di loro. Puoi procurarmi un pesce, ragazzo? Hai detto che detesti il pesce. Non è per me, è un regalo. Per le vecchie? Vuoi scambiarlo con dei fiori e dei pasticcini? No, è per il loro gatto. Ok, ma io cosa ci guadagno? Ti posso pagare. Ho alcuni dollari di Quaramonte, dei franchi francesi e dei Traversek. Ma tu hai voglia di scherzare? La banca più vicina è a 3 isole da qua. Questo verme non vale quanto un bel pesce. Potrebbe essere una buona esca. Com'è morto? Penso che sia annegato nella tequila. Proprio come mio zio Gabriel. Sì, ho deciso di usarlo. Ok, prenderò un pesce per te. Potrei metterci un po' di tempo. Non c'era nient'altro che volessi chiedere a quel ragazzo. Cosa se ne fa di un teodolite? Sto esaminando la vecchia casa. Ho grandi progetti per questo posto. Davvero? Ci può scommettere. Dia un'occhiata in giro, cosa vede?
Il paradiso. Io vedo una grande opportunità. Questo posto ha incredibili prospettive di sviluppo. A me piace così com'è adesso. Questa è la differenza tra me e lei. Vede, signor Stobber, io sono quello che si potrebbe definire un uomo lungimirante. Prevedo un grandioso futuro per la Bayern Catch e tutto partirà da qui, da quella casa. Mi dica, quel ragazzo le ha creato qualche problema? Il pescatore? No, è stato molto gentile. Ah, è un giovane delinquente. Immagino che le abbia raccontato che io sono un farabutto. Oh no, è un bravo ragazzo. Non si permetterebbe mai di dire qualcosa del genere. Certo che lo direbbe quell'impiastro. E come vengono eseguiti i necessari rilevamenti su una casa come quella? Ho posizionato un segnale riflettente su una delle due aste per le bandiere. Il punto contro il teodolite da diverse angolazioni. Registro gli angoli lungo la linea di base e faccio la triangolazione del tutto per ottenere l'esatta posizione del segnale. Ho reso l'idea? Perché ha scelto proprio l'asta della bandiera? Non sarebbe stato meglio optare per un cornicione o qualcos'altro del genere? Lei è forse un geometra? No, sono laureato in legge. E allora stia zitto! Mi parli delle due anziane signore? Chi? Le sorelle Catch? Una di loro è matta come un cavallo, mentre l'altra sarebbe in grado di trasformare un uomo in una statua di pietra, se questo non stesse attento. Ha visto le due sorelle andarsene? Sì, erano intenzionate a impiccare quel piccolo furfantello. Chiaramente io non ho avuto alcuna difficoltà a spiegare loro dove potessero trovarlo. Questo individuo è viscido come un lombrico. Ma purtroppo era già riuscito a svignarsela. Posso dare uno sguardo ai suoi progetti? No. Perché le interessano tanto? Ho sempre sognato di diventare un geometra. Davvero? Certo, voglio dire, voi geometri siete un po' come i grandi esploratori, non pensa? Enrico il Navigatore, Vasco de Gama, Cristoforo Colombo. Magari lei non solca mari inesplorati per scoprire nuovi continenti, ma io la ammiro lo stesso. Maledizione, stia lontano da quei progetti, chiaro? A più tardi, Bronson. Sei sfortunato con i pesci? No, non hanno fame. È perché sanno che c'è un uragano in arrivo. Un uragano? Non credo proprio. Ehi, una boccata! Veramente? È grosso! È davvero grosso! Tiralo su, Rio! Forza, deve essere una balena o qualcosa del genere. La balena più arrugginita che abbia mai visto. Penso che Bronson stia cercando di ingannare quelle dolci e vulnerabili vecchiette. Dolci? Ok, diciamo che sta tentando di fottere quelle due dementi vecchiacce spigolose. Dovresti ammirare il suo acume. Mi serve un altro pesce, Rio. Ok, ci riprovo. Faresti meglio cambiare esca.
L'unica parte utile della carcassa di bicicletta era la camera d'aria di gomma. Non si può mai sapere quando simili cose possono essere utili. Ecco il pesce, signore! Non posso mettermelo in tasca mentre si dimena ancora in questo modo. Nessun problema. Avrei dovuto farlo da terra. Non ero in grado di raggiungere l'asta e un cespuglio mi impediva di spostare la scala. Posizionai la pallina nella catapulta. Presi la... Sì! Ok, davvero un buon lancio. Ero riuscito a staccare il segnale per il teodolite dall'asta della bandiera. Thank you.
posizione. Buongiorno, Bronson. Anche a me fa piacere incontrarla. Ancora lei. Ha combinato qualcosa al segnale del mio Teodolite? Dov'è finito? Mi sono dovuto arrampicare fuori dalla finestra per riuscire a metterlo in posizione. Dannazione, dovrò rifare tutto da capo. Non ora, la casa è chiusa a chiave e le sorelle non sono qui. Che giornataccia. Sarò costretto a montare il segnale di scorta sull'altra asta. Il lavoro di un'intera mattinata gettato al vento. Prima sistemerò questo e poi sistemerò anche lei, mi ha capito? Davvero? Carino, aspetterò impaziente. Cosa sta facendo, Bronson? Deve avere proprio tempo da buttare via. La ucciderò per questo, stoppa! Mi tiri giù immediatamente! E perché? Per farmi uccidere? Non sono tanto stupido, Bronson. Mi sentivo un po' in colpa per aver lasciato Bronson lassù. Ma ovviamente, non più di tanto. Il segnale era tutto luccicante e io avevo un debole per gli oggetti luccicanti. Non sarebbe servito a molto senza il teodolite. Senza Bronson tra i piedi, potevo finalmente dare uno sguardo ai progetti. I progetti degli ingegneri non avevano molto significato per me. Una cosa era chiara. Questi piani riguardavano un lussuoso albergo in stile piratesco, con 200 camere distribuite su 5 piani. Un ulteriore affronto per il paradiso. Pendolando da quell'asta? È salito lassù di sua spontanea volontà. Allora lo aiuti, sciocco, presto, prima che cada! Ecco, questi sono i progetti di Bronson. Ma non ci capisco niente. Non ha gli occhiali. Un momento. Adesso vedo, riesco a distinguere ogni cosa con estrema chiarezza. Quell'uomo ha in mente di costruire un gigantesco albergo. Bronson è un viscido farabutto. Mina, siamo stati ingannati. Per fortuna non abbiamo ancora firmato il contratto. No, oh, io odio i farabutti, soprattutto quelli viscidi. Vieni, Mina. Mm.
Da questo momento si consideri pure persona non gradita. Dannato impostore! Le chiediamo gentilmente di staccarsi da quell'asta e di sparire dalla nostra proprietà nel giro di un minuto! Dai, mi vada! Ehi, chiuda quella boccaccia, vecchia strega impazzita! Come si permette? Mina non è impazzita, è solo un po' permalosa! Sì, come un Doberman affamato. Vi sarei veramente molto grato se adesso mi lasciaste entrare nel museo. Certamente, giovanotto. Le siamo davvero riconoscenti per aver smascherato questo imbroglione. Mina, la serratura? Grazie, signore. Stobar, mi aiuti. Allontani da me queste due arpie. Mentre George si congelava al sole dei Caraibi, io mi recai a Londra. Il mio compito non era dei più facili, ma decisi che la ricerca della pietra del giaguaro sarebbe iniziata dal British Museum.